Sospensione. Grazie Presidente. Purtroppo, malgrado l'apertura dei consiglieri oggi di maggioranza, seppur non sostenuti il sindaco, non siamo riusciti a trovare un accordo, quindi il testo da noi proposto in votazione è il medesimo testo di cui ho dato lettura precedentemente. Grazie. Consigliere Terrese. Sono molto perplesso per dichiarazione di voto, sto parlando. Sono molto perplesso sull'apertura da parte del consigliere Riggio, il quale un attimo fa insieme al consigliere Cassata affermava che siccome sono 8 di maggioranza devono approvarle così come sono, quindi questa è l'apertura da parte di alcuni consiglieri, tengo a precisarlo, di alcuni consiglieri che ho citato. Io volevo semplicemente leggere il motivo per cui, diciamo, la mia votazione non è favorevole, perché quando leggo che rilevato che malgrado l'accettazione esplicita dell'annotazione con conseguenziale impegno di spesa dopo altri 3 anni di stipula del contratto del predetto orologio rotarile non si è avviata la procedura per la realizzazione della detta casa famiglia per anziani, abbiamo sentito già su questo punto il sindaco che cosa ha fatto in questo periodo. Ha avuto dei colloqui con gli architetti, con il donatore, ha chiesto agli uffici competenti delle relazioni, eccetera, con atti di protocollo, per cui dire che per questo periodo, il periodo che riguarda il sindaco Lapunzina, non sia stata rispettata questa cosa, ognuno si assume le responsabilità di dire le stupidaggini. Poi, l'altro punto, valutata l'immotivata inezia della giunta municipale, ma io vorrei sfidare chiunque a dire che il sindaco in questa occasione sia stato inerte. Veramente ci vuole veramente una bella faccia tosta ad affermare in quest'aula e a fare queste considerazioni. Il punto proprio che noi, sul quale non siamo d'accordo, è l'immotivata inezia della giunta municipale, organo esecutivo al quale è stato dato il compito di promuovere l'adozione di ogni atto idoneo al proseguimento degli intenti, peraltro già manifestati con l'accettazione della prefata donazione. Quello che avevamo proposto noi, questo nel segno dell'apertura, è che questi punti sicuramente non sono conformi alla verità. E poi, apprezzando quello che aveva detto poco fa il consigliere Messina, quando c'è l'impegno al sindaco e alla giunta municipale a compiere nel più breve tempo possibile, nel modo più ritenuto più idoneo, ogni atto utile ad avviare la procedura per la fattibilità della realizzazione di questo progetto, era questa le difficoltà un po' di tutto il consiglio comunale. Ma siccome non c'è questa apertura, giustamente come dice il consigliere Cassata, sono i numeri, sono in 8 e quindi vanno approvate, ognuno si approva le cose che più ritiene più opportune. Sì, per dichiarazione di voto, consigliere Garbo. Presidente, grazie, colleghi consiglieri. Sì, anch'io intervengo per dichiarazione di voto proprio per esprimere la mia opinione, così come ha già detto il consigliere Terrasi. Da parte nostra non è che non ci fosse stata la volontà di modificare, ma semplicemente volevamo che fossero puntualizzati quelli che noi riteniamo dei dati di fatto, dei dati oggettivi. Cioè il dire che a oltre 3 anni non si è avviata la procedura non è una cosa che noi riteniamo accettabile, ma non perché una nostra opinione, ma perché oggettivamente riteniamo che non sia così, anche perché avviare la procedura, che cosa si intende? Fare le interlocuzioni con la donatrice per capire se possono cambiare i termini della questione? Non cambiano, ma si prende atto che non cambiano e quindi si orienta il proprio agire anche con quella scadenza temporale. Si fanno delle richieste ai tecnici comunali per acquisire dei dati di fatto, si chiedono dei pareri legali, si fa una ricognizione per capire se ci sono finanziamenti dedicati o no. Questo non è avviare la procedura. Si contatta l'architetto per vedere se c'è un progetto e si esamina il progetto che attualmente c'è, che sono atti propedeutici, quindi la procedura ha un momento esecutivo, ma un momento propedeutico che porta al momento esecutivo. Quindi
quindi voglio dire, poi si può restare fermi nelle proprie certezze, nelle proprie convinzioni, magari confortati da un'effimera maggioranza numerica, effimera, ma ricordiamo che poi approvare la variante è cosa ben diversa. Per cui dico, da parte nostra tutta la disponibilità possibile, ma certamente noi non possiamo andare a contraddire quelli che sono dati di fatto, perché ricordo, in tre anni sono passati da quando è stato fatto questa donazione, 2 anni sono passati senza che nessun atto sia stato posto in essere, da un anno sono stati posti in essere degli atti, quindi noi non possiamo adesso dire che ciò non è stato fatto. Questo ovviamente non risponde alla verità dei fatti, secondo noi. Grazie. Consigliere Cassata per dichiarazione di voto. Signor Presidente, signori consiglieri, e allora io il mio voto sarà positivo, ovviamente come quello del gruppo di Forza Italia, a questo atto di indirizzo, prima di tutto perché Forza Italia per Cefalù, scusate. E prima di tutto non sono completamente d'accordo con le parole del consigliere Terrasi, perché si è cercata la mediazione, ma loro volevano, i consiglieri volevano, tolto completamente tutto il rilevato, le osservazioni preodromiche al dispositivo. Per quanto riguarda la procedura, il termine procedura, per me che sono un tecnico, per me la procedura significa il primo atto di tutta una fattispecie a formazione progressiva, e queste interlocuzioni fatte dal sindaco con il notaio, con l'architetto, che poi è un architetto che non avrà diciamo l'incarico di redigere il progetto, sono attività propedeutiche di informativa, che nell'attività civile, nel rapporto civilistico si chiamano attività preliminari. Non c'è bisogno di ridere, che sono delle attività preliminari senza nessuna valenza. Oltretutto il primo atto, non c'è bisogno di ridere, consigliere, forse faccio ridere. Consigliere Cassata, lei non si deve preoccupare di quello che succede. L'architetto parla pure dell'intervento, non lo stanno disturbando. No, mi stanno disturbando. Ma non lo stanno disturbando affatto, se uno vuole ridere di quello che dice lei, non lo sta disturbando. Se lo interrompe... Mi stanno ridendo più che altro, ma comunque... No, non stanno ridendo, stanno ridendo. Perciò sarebbe anche il suo compito... No, il mio compito io lo conosco, consigliere Cassata. Non mi dia compiti per casa, che già sto svolgendo benissimo in questa sede. Completi l'intervento invece, piuttosto, senza indugio. Io intanto devo fare presente che il consigliere La Rosa, in data molto anteriore a questa, aveva presentato un'interpellanza. Chiudiamo le finestre un attimo. E che ci dobbiamo fare? Allora, chiudi la finestra. Allora, il discorso è questo. Il consigliere La Rosa aveva fatto una interpellanza alla quale non ha avuto mai risposta su questa casa. Sì, giusto, eh. Che questo atto, che l'amministrazione si sia attivata, non è vero, lo conferma il fatto che il consigliere La Rosa con i consiglieri Scialab e col sottoscritto hanno presentato illo tempore una interpellanza con risposta scritta e urgente proprio in ordine alla realizzazione della casa famiglia, alla quale interpellanza l'amministrazione non ha dato seguito, ignorando completamente questa richiesta. Oltretutto, nella documentazione che il sindaco in interlocuzione con l'ingegnere Duca porta la data del 26 agosto del 2013, per cui l'altro giorno, e presumo che è stata attivata questa attività concreta solamente in considerazione di quel rapporto telematico che si è instaurato tra dei cittadini sul giudizio sì o no della realizzazione della casa. Per cui l'atto
la procedura per me ha un altro significato tecnico, io lo do col significato tecnico, soprattutto perché è predisposto dall'avvocato Riggio, per cui è sicuramente col significato tecnico, perché se io posso pure parlare col cittadino, perciò vuol dire che il sindaco, allora, se parla con un cittadino vuol dire che ha delle competenze in materia, allora ha attivato la procedura, si sta informando per capire ovviamente, ma non ha attivato la procedura amministrativa per poter dare seguito a una, dare una risposta seria e concreta al donante. È così. No, e questo ovviamente richiede una preparazione dal punto di vista tecnico che io non ho nel tuo campo, ovviamente. No, io non devo convincere nessuno, qua ce ne sono tante persone dure in questo consiglio, per cui ce ne andiamo, certo, quando lei avrà una maggioranza, no, ma lei deve stare qui ad ascoltare che c'ha 6 consiglieri e noi siamo 8 in questo momento, per cui questo per lei sicuramente sarà un grave smacco. Comunque, no, so, ma lo fate parlare. Mi fate parlare, e allora, volevo... Io infatti, se mi si è permesso, io concludo. Volevo controbattere le affermazioni dei consiglieri che dicevano che, avendo interloquito con noi, non avevano trovato la soluzione di una mediazione. E ritengo perché, appunto, ci sono delle espressioni che sulle quali non si può discutere, per me, a prescindere dal numero o meno. Per cui, quando non si trova la sintesi, ovviamente, poi, se i sottoscrittori ritengono di dover portare avanti la loro tesi, devono poterla portare. Grazie. Ci sono altri interventi? È in dissenso? No. Gruppo misto? Nessuno. Gruppo misto? No. Pareva. No. Va bene. Pardon. Prego. No, per carità, Presidente. Grazie. Allora, Presidente, io volevo soltanto precisare una cosa in sede di dichiarazione di voto. Allora, non è assolutamente vero quanto sostenuto dai consiglieri di maggioranza che a causa nostra non si è trovato l'accordo, perché non è assolutamente vero che sono stati già compiuti, questo a mio avviso, atti che hanno iniziato la procedura per la realizzazione della casa di riposo. Io, e questa la dico come una mia personalissima impressione, dico che ad oggi sono stati compiuti tutti gli atti per cercare di dimostrare che la casa di riposo non si può fare, perché sono stati fatti quegli atti per cercare di capire che, siccome si deve sviluppare, come dicevo prima, in altezza, e siccome l'edificio fatto in altezza non si vuole fare, allora si sta cercando di predisporre la situazione per dire che questa fattibilità astratta non c'è. Siccome, a mio avviso, come ho detto prima, ora lo dico in sede di dichiarazione di voto, siccome a mio avviso la discrezionalità di stabilire se un edificio sia conforme o meno è di questo Consiglio Comunale, le interlocuzioni che ha avuto fino a questo momento il Sindaco non possono essere qualificate come atti volti a iniziare la procedura per la realizzazione. Questi sono atti ispettivi che il Sindaco ha fatto a sostegno delle sue personali valutazioni, rispetto alle quali ancora non ha ricevuto alcuna indicazione da questo Consiglio Comunale. Oggi questo Consiglio Comunale gli sta dicendo non più di semplicemente interloquire, fare, ma di fare degli atti concreti, cioè dare mandato di fare un, per esempio, verifica reale di quale può essere la fattibilità e quindi sottoporcela. Nel momento in cui si dirà lì si può fare un edificio di 2 piani per 150 metri quadrati, noi diremo siamo interessati, non siamo interessati, ma questo è quello che deve fare, non venirci a dire ho parlato con Tizio, ho parlato con l'architetto, mi sono incontrato con la signora, mi sono fatto, cioè gli atti concreti sono qualcos'altro delle interlocuzioni. Quindi per questo motivo noi abbiamo ritenuto che questa parte, che peraltro, ripeto, eravamo disponibili a togliere la parte in cui si parlava della totale inerzia dell'amministrazione, perché abbiamo riconosciuto in sede di cambiamento d'atto che effettivamente, seppur non sono atti che possono qualificarsi come atti di impulso della realizzazione dell'opera, però in realtà sono certamente degli atti compiuti, quindi la parola inerzia eravamo disposti a cassare completamente tutto quanto, ma la richiesta di negare la verità
che sono trascorsi 3 anni. Poi se 2 anni sono di Pippo Quercio e 1 anno è di Sara Lapunzina, visto che ho detto Pippo, dico pure Sara, dico questo è un altro problema. Fatto sta che dalla donazione a oggi sono passati più di 3 anni. Questa è una verità e questa verità c'è scritta là. Punto, stiamo prendendo atto di questo. Quindi per questi motivi, proprio perché ritengo che noi dobbiamo capire se c'è la volontà di farla, perché la concreta fattibilità passa dal concetto di capire che cosa si intende per concreta fattibilità, cioè se mi deve piacere oppure se in realtà si può fare. Quindi per questo motivo io annuncio il nostro voto favorevole all'atto di indirizzo che abbiamo proposto. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Allora metto ai voti l'atto di indirizzo così come formulato. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Consigliere Torres è andato un attimo soltanto. No, vabbè. E la ripetiamo, consigliere Cassata. Accorto, chiedo venia io, non me ne sono accorto che è andato in bagno. Per quanto mi abbia chiesto le chiavi. Si verifica il contrario, il presidente Assuma. Lei ne può essere certo. L'ho fatto anche in altre occasioni, forse. E il fatto che non viene mai documentata l'attività del presidente del Consiglio Comunale, se non. Allora. Scusate, vi chiedo cortesemente di ripetere la votazione, non credo che cambierà assolutamente nulla. Chi è favorevole all'atto di indirizzo alzi la mano. Quindi 8 favorevoli, chi è contrario? 2, 4, 6. Quindi l'atto di indirizzo è approvato. Abbiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, liquidazione indennità di trasferimento personale transitato alla società Ecologia e Ambiente S.P.A. Ato 5. Do lettura della proposta di delibera. Premesso che con deliberazione di giunta municipale 409 del 27/12/2005 è avvenuto il trasferimento delle competenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla società Ecologia e Ambiente S.P.A. Ato Palermo 5, che il personale a tempo indeterminato, individuato dall'amministrazione e concertato con le organizzazioni sindacali e le rappresentanti sindacali unitarie che sono transitate a decorrere dal 1 gennaio 2006 alla società Ecologia e Ambiente sono stati i seguenti: Barranco Gioacchino, Santini Alvaro, Cerrito Carmelo, Valenza Antonino, Mazzola Antonio, Lapi Giacomo, Cammarata Antonietta, Piazza Angelo, Sferruzza Giuseppe, Cangelosi Giuseppe, Tortoreti Salvatore, ai sensi dell'articolo 5,4 del contratto decentrato integrativo, sottoscritto in data 18 maggio 2006, al personale coinvolto nei trasferimenti per effetto di trasferimento di attività, deve essere corrisposta un'indennità pari ad una mensilità calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva di preavviso, verificato che nell'anno 2006 non è stato previsto nel bilancio il capitolo di spesa, che con nota numero 126 del 3 maggio 2007, diretta al Ragioniere Generale, è stato chiesto l'istituzione di un capitolo di spesa per il finanziamento dell'indennità di trasferimento del personale transitato alla società Ecologia e Ambiente S.P.A. Ato Palermo 5 di Termini Imerese, ai sensi dell'articolo 5,4 del CDI sottoscritto in data 18 maggio 2006, la somma richiesta è stata quantificata in euro 20.000, che il Ragioniere Generale con nota numero 241 del 9 maggio 2007 ha comunicato che deve si formulare proposta di. Scusate. No, tutti quanti, non solo lei. No, sto leggendo più velocemente possibile. Deve si formulare proposte di riconoscimento del debito da finanziare con il capitolo 1115 debiti fuori bilancio. Per quanto sopra, si rende necessario provvedere al pagamento dell'indennità onde evitare ulteriori aggravi di spesa. Atteso che a tal fine, non essendo previsto un capitolo nel bilancio sia dell'anno 2006 che 2007, conseguentemente un impegno ad hoc, occorre riconoscere il debito fuori bilancio in ossequio al disposto dell'articolo 194 lettera E del decreto legislativo 267/2000, considerato che tale riconoscimento deve essere operato dal Consiglio Comunale, che con nota 182 del 4 luglio 2007 è stata trasmessa la proposta di riconoscimento da sottoporre al Consiglio Comunale, che con nota 541 del 26 novembre 2007 è stata restituita la proposta di deliberazione in quanto l'impegno richiesto
per complessivi 20.000 euro non trova capienza nello stanziamento del capitolo 1115 che con nota 489 del 1 giugno 2007 il segretario generale ha chiesto la ricognizione dei debiti fuori bilancio che con nota 182 del 4 luglio 2007 è stata trasmessa all'ufficio di ragioneria la proposta della deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale che con nota protocollo numero 375 del 29 settembre 2008 su richiesta del responsabile economico finanziario salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata rinviata la proposta da sottoporre al Consiglio Comunale, dato atto che tutti i dipendenti trasferiti alla società Ecologia e Ambiente Ato PA 5 con nota 11.789 del 18 aprile 2007, con nota 8.496 del 23 marzo 2009, con nota 9.387 del 1 aprile 2009, hanno chiesto la liquidazione dell'indennità e al fine di tutelare le loro pretese si sono fatti rappresentare dall'avvocato Ivana Santacolomba, che con nota 8.781 del 25 marzo 2009 e nota 9.546 del 1 aprile 2009 è stato comunicato agli ex dipendenti quanto relazionato con la presente, che con atto di diffida a firma di tutti gli ex dipendenti del lato, assunto al protocollo dell'ente in data 2 maggio 2013 al numero 11.426, i predetti hanno richiesto la liquidazione entro 15 giorni dalla data sopraindicata. Vista la nota 345 del 21 giugno 2013, con la quale il segretario generale ha trasmesso a questo servizio il fascicolo relativo alla proposta di deliberazione numero 131 del 29 settembre 2008, al fine di essere aggiornata alla luce degli sviluppi alla data odierna e tenuto conto dell'erroneo mancato inserimento nel piano di riequilibrio per il riconoscimento, propone di adottare la presente proposta di deliberazione e conseguentemente riconoscere il debito fuori bilancio nei confronti del personale transitato dalla società Ecologia e Ambiente S.P.A. Ato Palermo 5 di Termini Imerese in ragione di complessivi euro 20.000 comprensiva di oneri riflessi, di imputare la somma complessiva di euro 20.000 sul capitolo 1115/4 impegno 100/2013. Funzionario responsabile, dottoressa Angela Di Figlia. La proposta di delibera ha il parere favorevole del Collegio Revisore dei Conti, esprime per quanto di competenza parere emesso il 5 agosto 2013, esprime per quanto di competenza parere favorevole, fermo restando il diritto dell'ente di rivalersi nei confronti degli autori degli eventuali danni subiti. La proposta di delibera non è corredata da parere della Commissione, in quanto dopo la trasmissione alla Commissione, la Commissione stessa non si è riunita per oltre 15 giorni, al che il Presidente qui presente Pasquale Fatta mi ha restituito correttamente la proposta di delibera e quindi come tale è stata messa all'ordine del giorno. Prego. Prego. Dicevo, non mi è chiara, certamente per lacune conoscitive mie, la frase del revisore dei conti, salvo, vorrei, se c'è qualcuno in aula, in grado di spiegarmi. Allora, queste somme nei confronti dei dipendenti del lato, somme che riguardano spese per il personale, sono state liquidate da tutti i comuni e noi siamo in ritardo rispetto a un accordo che l'amministrazione precedente del tempo ha fatto con le organizzazioni sindacali. Questa frase che di rito mettono i revisori dei conti la mettono su tutte le proposte dei debiti fuori bilancio, perché i debiti fuori bilancio sono vagliati dalla Corte dei Conti e la Corte dei Conti in sede di giudizio che riguarda i debiti fuori bilancio può fare una sorta di, nel valutare, non è il caso di questo debito fuori bilancio, ci possono essere delle responsabilità. In questo caso, rispetto a quando si è formato il debito, l'unica responsabilità era che non c'era la posta in bilancio, cioè che non c'era il capitolo, però di fatto l'amministrazione del tempo 2006, nel 2006 al passaggio ha dovuto, ancora prima di gennaio 2006, nel 2005, ha dovuto prendere atto che questi soldi erano dovuti per il personale, per cui di fatto ha fatto l'accordo, poi non c'è stata la copertura in bilancio ed è diventato un debito fuori bilancio.
Per cui questa frase del revisore dei conti è una frase che si utilizza nell'ambito dei debiti fuori bilancio e che in questo caso era anche possibile non essere, diciamo, considerata, cioè non può essere considerata, perché ripeto ancora una volta, noi abbiamo perso tanto e tanto di quel tempo a riconoscere queste somme a dipendenti che devono avere queste somme, perché tutti gli altri comuni del nostro ambito del lato, Autocologia 5, tutti gli altri comuni li hanno già liquidati, per cui il nostro comune è rimasto indietro perché non aveva copertura finanziaria. Però ripeto, non ci sono responsabilità se non quelle che possono scaturire nei debiti fuori bilancio quando c'è da accertare, ripeto, ma non è questo il caso. Il nostro ritardo, noi abbiamo portato il debito fuori bilancio dopo una diffida del legale rispetto al fatto che sono spese del personale, secondo me anche un atto diciamo dovuto. Ci sono interventi su questo punto all'ordine del giorno? Se non ci sono interventi, né dichiarazione di voto, consigliere Riggio, per dichiarazione di voto o intervento? Intervento. Intervento, prego. Prego. Grazie Presidente. Colleghi, mi dovete scusare, intervengo, vi chiedo veramente scusa per l'ora tarda, ma io non posso fare a meno di intervenire sul punto, perché come abbiamo detto più volte, perché questa è, mi pare, la terza volta, se non sbaglio, che viene portato il punto, perché la prima volta è stato rinviato perché non aveva, diciamo, avuto piena contezza il consigliere Fatta. La seconda volta è stato rinviato per un problema legato al regolamento che non prevede la possibilità di reinserire nello stesso consiglio, nella seduta di presecuzione, il punto rinviato, e oggi arriva per la terza volta. Più volte ci siamo tutti espressi e più volte abbiamo tutti detto che siamo tutti consapevoli e d'accordo che i lavoratori che hanno prestato il loro lavoro hanno diritto ad essere retribuiti, perché è sacrosanto il principio che ovviamente ogni lavoratore ha diritto a ricevere quanto dovutogli per il lavoro svolto. Il problema qui stasera è un altro, che questo punto l'ha proposto l'amministrazione, ma l'amministrazione non lo può approvare questo punto. Questo punto lo stanno approvando quella maggioranza di cui facevo riferimento prima, che non sostiene l'amministrazione. Quindi mi auguro che almeno su questo punto né il sindaco, né il PD, né il consigliere Barranco abbiano l'ardire di mettersi qualche medaglietta nei confronti di questi lavoratori del lato, speculando e strumentalizzando quello che è il voto di stasera, che sta avvenendo per nostra scelta a tarda ora e quindi probabilmente non sarà seguito. Perché sia ben chiaro che oggi il sindaco non ha facoltà di portare nulla in consiglio, perché ci sono 6 consiglieri che lo sostengono, che non possono approvare manco di sciogliere il consiglio e andarsene a casa, perché dipende quanto siamo, manco cade il numero legale. Quindi se oggi questi lavoratori avranno riconosciuto questo diritto è grazie al gruppo di Forza Italia per Cefalù, è grazie al gruppo di Grande Sud, è grazie alla responsabilità singola dei consiglieri comunali Riggio e Iuppa, che sono rimasti fino alle 3 di notte per riconoscere un diritto a questi lavoratori che il sindaco, non avendo una maggioranza, non è in grado di fare riconoscere. Dico quindi, questa votazione di stasera deve avere chiaro questo concetto, che questo PD e questo sindaco in altri tempi la responsabilità che sta mostrando questa parte di consiglieri comunali non l'avrebbe mai avuta, perché pur di fare opposizione avrebbe votato contro, avrebbe detto: sindaco, se non hai la maggioranza ti devi dimettere. Parole di questo sindaco quando era consigliere comunale. Oggi sindaco, prenda atto che lei ha 6 consiglieri comunali in aula e che noi stiamo approvando il debito fuori bilancio da lei proposto. Prenda atto sindaco, rifletta se lei intende portare avanti la sua azione amministrativa con una sempre più sparuta cerchia di persone che l'appoggiano. Quindi io
sono voluto intervenire per questo, perché proprio perché noi siamo persone responsabili e proprio perché noi non vogliamo che per beghe politiche o partitiche vengano compromessi quelli che sono gli interessi dei lavoratori, che per noi sono la cosa principale a cui bisogna fare riferimento al di là di qualsiasi colore politico, noi alle 2:10 di notte siamo qui presenti per fare in modo che ciò che questa amministrazione non è in grado di fare venga comunque fatto. Quindi mi auguro, quantomeno, che ci sia una presa di coscienza e un chiaro riconoscimento di quello che sto dicendo io. Quindi mi auguro che questo sia d'insegnamento per quello che sarà il futuro delle consigliere, deve parlare prima che finisca. Oh, siccome c'è una alzata. Ah. Ma io la puoi impedire. No, pensavo che voleva parlare subito, per questo ho detto mi fermo, se deve parlare subito mi fermo. Per carità, per carità. Quindi, io quello, il messaggio che volevo lanciare l'ho già lanciato. Auspico che non si inneschino sterili polemiche che possono pregiudicare questo buon senso e questa buona volontà. E quindi sparo, io ho constatato la realtà dei fatti. No, ho sparato, vi ho contato che siete sei e se non c'eravamo noi non passava, questo io sto dicendo. Quindi, detto questo, io ho concluso il mio intervento. Grazie Presidente. Consigliere Tumminello. Grazie Presidente. A me dispiace che i numeri giustamente sono numeri, che ho sempre ribadito, e vanno contati per quelli che sono. Mi dispiace che per motivi di carattere personale i colleghi di maggioranza si sono allontanati dall'Aula. Però voglio dire altrettanto al consigliere Riggio che fino alle 2:15 di notte ci sono anch'io in quest'Aula. C'è tutto il Partito Democratico e che se noi in teoria ce ne andassimo, tutti, quanti, cade il numero legale. E lei, questa medaglietta, non se la mette nemmeno lei al petto. Ci siamo? Giusto? Quindi se questo debito questa sera viene pagato e i cittadini avranno il riconoscimento per il loro lavoro prestato, è merito di tutte le persone che lo voteranno, indipendentemente dal numero. Questo volevo dire e questo ho detto. Come? Guardi, ma non è un fatto numerico. Se... Consigliere Riggio, se lei ritiene che questo sia un argomento su cui fare politica, ci siamo, e quindi schierarsi tra pro e contro, voti contro. Benissimo. E allora, se lei non vota contro, il discorso finisce con l'essere un discorso dell'amministrazione, ma diventa un discorso che tutti quanti, come abbiamo fatto altre volte, condividiamo all'unanimità, perché ci rendiamo conto che, indipendentemente dal fatto che lo proponga il sindaco Lapunzina o un altro, quello è un diritto sacrosanto dei lavoratori. Nessuno si può schierare contro questa verità. Presidente, con questo preannuncio il mio voto favorevole e credo anche quello del mio gruppo. Grazie Presidente. Consigliere Scialabo. Come al solito io spero di essere sempre più sintetico di quanto lo sono i miei colleghi, perché per ogni parola c'è di farci il cappelletto, non so il termine adatto, professore di latino e greco, la prosopopea eccetera. Se la realtà è quella che manca una maggioranza, è inutile andare nessuna accusa al consigliere Tumminello o a Garbo, perché per essere qua vuol dire che sente il bisogno di portare avanti. Ma la realtà è che coloro che hanno portato e spinto questo punto, nonché il consigliere Barranca assieme Leale per l'Italia, come si chiama, hanno abbandonato l'Aula, compreso il consigliere Genchi, come si chiama? Genovese. Dottore Scialabba, allora, mi crede se le dico che mi dispiace che se ne sono andato? Questo. Benissimo. Allora capire che proprio noi questa sera, proprio per andare incontro ai lavoratori, perché noi i patti ci teniamo, e un momento fa all'amico Pasquale, non da consigliere, ma da persona già adulta che ha vissuto queste banche, quando maggioranza non genera certe volte, perché spesso da quel lato, anni addietro,
Ascolta, ma voglio dire, anche di là eravamo, scusami, ma anche nei, scusami sindaco, anche nei debiti, mi fa finire presidente, c'è uno del PD, uno del PD, ci sono persone fisiche, ma noi che c'è della politica col debito che devo fare il personale, allora sindaco, 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 perfetto, posso concludere? Posso concludere? Sindaco, sindaco, allora indipendentemente come ha detto il sindaco era un atto dovuto dalle vecchie amministrazioni per cui hanno preso, ecco, e appunto ecco questo voglio fare risaltare, va bene, va bene, ma voglio dire, voglio dire che questo, un argomento del genere, con quattro consiglieri di maggioranza e sette che eravate voi, ogni volta c'era o astensione o votare contro. Noi questa sera, la prego di segnare il mio discorso, segretaria, da parte nostra questa sera siamo qua proprio per approvare e per non dire la medaglia l'abbiamo avuto noi o meno, ma siccome il collega che se n'è andato perché c'era un punto, non lo so, non voleva approvare i due punti nostri all'ordine del giorno perché c'è stato il prelievo, noi non vogliamo entrare, però questa sera dobbiamo dare atto che come tante altre volte l'amico sindaco era seduto da queste parti, da quella parte eravamo solo tre o quattro, no, no, nella maggioranza eravamo quattro. E però purtroppo si portavano avanti e sono state diciamo, alcuni di questi debiti fuori bilancio, se lei si ricorda sindaco, venivano o bocciate o quantomeno si asteneva. Noi questa sera invece abbiamo lo votiamo sia come gruppo di Forza Italia, io, il consigliere La Rosa e Cassata. Va bene. Ci sono altri interventi? Altri interventi? Nessuno. Allora, metto ai voti la proposta di delibera. No, gli scrutatori sono tutti in aula. Gli scrutatori sono tutti in aula. Si è allontanato Liberto. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Va bene, andrei a casa dormendo più tranquillo stasera. Va bene, l'ho capito che siete di più. Allora, metto ai voti la proposta di delibera. Chi è favorevole alzi la mano. È approvato all'unanimità. L'ordine del giorno è così concluso, quindi la sessione e la seduta si concludono. Il Consiglio sarà riconvocato in una prossima data, previa convocazione della Conferenza Capigruppo. Grazie e buonanotte. E ringraziate il sindaco per aver fatto aggiustare i microfoni.